tenga sempre d'occhio e riguardi la tutela delle minoranze etnico-linguistiche, cosa non valutata ad esempio nella ridisegnazione dei collegi elettorali dove il comune del Friuli Collinare si trova a votare con Trieste. Quale sia la logica, Presidente? Quella del PD. Grazie. Grazie, deputato Dall'Osso. Allora, colleghi, indico la votazione nominale finale sulla proposta di legge costituzionale già approvata in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera e approvata in seconda deliberazione dal Senato, numero 3224B, modifica allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 63, numero 1, in materia di enti locali e elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. Ricordo che per l'approvazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti la Camera. Dichiaro aperta la votazione. Lo Monte, Cassano, Lotti, Del Dorina Bianchi, Grosso, Dorina Bianchi, Bianchi, Mugnato. Bene, allora. Bonafede. Busin. Ci siamo? Hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 339, contrari 61. La Camera approva. Bene, allora colleghi, adesso. Prima di continuare col nostro ordine del giorno, io vorrei attenzione di quest'Aula. Sì, prego i colleghi di alzarsi. Come purtroppo sapete, lo scorso 14 luglio a Nizza, in un atroce attacco terroristico attuato durante i festeggiamenti per la festa nazionale francese, hanno perso la vita 84 persone, di cui almeno 5 nostri connazionali e 13 minori, e sono rimaste ferite oltre 300 persone. Nel giro di poche settimane ci ritroviamo ancora una volta in quest'Aula a commemorare le vittime della ferocia fondamentalista. Meno di un mese fa, colleghi e colleghe, abbiamo ricordato i morti dell'attentato all'aeroporto di Istanbul del 28 giugno e lo scorso 5 luglio quella del brutale attacco di Dhaka in Bangladesh. Come nei precedenti attentati, la follia cieca del terrorismo ha colpito persone di diverse nazionalità, a testimonianza